perché dà sbocco a quel percorso civico che è stato realizzato qui, ha messo in campo figure autorevoli, forti, capaci, quindi capaci in nome e di fatto. E nei fatti? Notate, diciamo, la mia. E quindi vi lancio una sfida, cioè quella di provare davvero a fare il risultato tondo vincendo questa provincia e provando ad eleggere come Liguria cambia il consigliere regionale che sarà il portatore, diciamo, delle istanze di questa lista civica nei prossimi anni del consiglio regionale e soprattutto una costola fondamentale di una nuova maggioranza che vuole provare a cambiare davvero le cose e ad andare più veloce. Io sono molto molto ottimista, ma soprattutto sono anche ancora molto carica, quindi fino all'ultimo giorno dobbiamo convincere le persone ad andare a votare, perché e a non sprecare il loro voto in protesta o in altro. L'unico modo per cambiare davvero questo territorio è puntare sul centro-sinistra, è puntare sul Partito Democratico e sulle liste civiche a sostegno della Paita, in particolare su Liguria Cambia. Per quale motivo? Perché noi abbiamo la possibilità reale di mettere in campo una classe dirigente che conosce i problemi, non un catapultato che viene da un altro territorio che prima che abbia capito, diciamo, dove si trova Oneglia o Imperia davvero ci passerà tanto tempo, ma credo che abbiamo bisogno di una classe dirigente autorevole e questo non è un esperimento nazionale, questa è la sfida che i liguri vogliono vincere per cercare di avere fino in fondo la capacità di governare nei prossimi anni. Quindi in bocca al lupo alla lista, in bocca al lupo a Luca e in bocca al lupo a tutti noi, perché dobbiamo davvero fare un risultato grande. Grazie. Noi siamo grazie.